Let me down. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi ragazzi siamo in una nuova challenge, ossia la canna da pesca challenge. Siamo con Linda, che è la top donatrice delle scorse live. Ciao. Per chi non sapesse come funziona la canna da pesca challenge, ragazzi, noi due bisognerà solamente utilizzare le armi che riusciremo a pescare. Ovviamente raga, le cure e le granate le possiamo utilizzare, quindi consumabili possiamo utilizzarle anche da le persone che uccideremo, quindi loot delle persone che uccideremo. Che dire, prima di entrare in partita raga, vi ricordo, negozio oggetti di Fortnite, codice creatore da dominati, eccolo qua. A 200 supportatori ragazzi, a fine season, nel contest di fine season, non regalerò uno ma ben due pass battaglia della season 3 capitolo 2, quindi mi raccomando, utilizzatelo tutti. E niente raga, andiamo subito in partita, let's go. Eccoci qua in game ragazzi, abbiamo deciso di andare a Pantano perché insieme a Brughiere, secondo noi almeno, è uno dei punti migliori per i suoi punti di pesca. Quindi andiamo a Pantano. Vi ricordo di passare nel profilo di TikTok di Linda, link in descrizione, mi raccomando andate tutti a seguirla. E raga, appena trovo una canna da pesca vi faccio sapere e niente. Bella, come trovate? Ok, canna da pesca presa, iniziamo a pescare fino a quando non ho la prima arma. Ok, pompa del nonno blu, buono, sempre lui raga, non ci abbandona mai. Raga, mi sembra quasi di essere nelle scream che faccio di solito nelle mie live, quindi ragazzi, mi raccomando, se volete partecipare anche voi nelle scream, faccio sempre nei server privati, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella, mi raccomando. Metti, mi raccomando, detto, non lo so, vabbè, lasciamo un po'. 2 hours later. Basta, troppi pesci. Ragazzi, direi abbiamo trovato un po' di pesci. Io ho giusto 7 pesci slurp. Te Linda, quanti ne hai di pesci? 8 flopper e 3 scimpini. Ok, 8 flopper. Cioè raga, pushiamo a diritto, siamo immortali. No raga, cosa mi stai dicendo? Canna da pesca challenge, e cosa trovo? Lo spass dentro una cesta. E qua lo sto inseguendo. Aiuto. No, porca puttana. Seconda partita raga, abbiamo deciso di andare qui, che non mi ricordo manco più come si chiama questo posto. Abbiamo deciso di andare in un posto meno affollato, perché ragazzi, Pantano è una cosa assurda. Guardiamo se qui riusciamo a farci un inventario migliore che un pompa blu del nonno e basta. E tutta la pescheria della COP. Però vabbè. E niente raga, Questo gioco mi vuole far usare solamente il pompa del nonno, via. Oh, dai, c'ho anche la R stavolta, forse qualcosa riesco a fare. Che poi non è una R ma è un famas blu, ma vabbè. Beh, mi sono fatto proprio full di pesci. Pompa, AR, 7 pesci e una canna a pesca, mi si fa comandare. Questa R che preferirei prendere al posto del famas blu, però non posso. Andiamo a licenziarla. Dai, fammi trovare un'arma migliore. Oh mio Dio, non so cosa fare perché con questi o lascio 3 flopper e ne ho altri 4. Non so come fare perché ho solo questo. Non so cosa fare. Andiamo in safe.
Aia, oh, sì, oh. È craccato lì. Oh, è one hit uno. Sono tutti due one hit, okay, dovrebbero essere. Sì, anche. Terra. Grande. Non può prendere nulla. No, lo so. Grande Linda, vai così. Non ne sprechiamo. Ah no, te le do a te, vai, te le do a te questo. E io mi sparerò un pesce. Madonna raga, ma che lavoro! Scar Varret leggendario, mitraglietta, tattico, non possiamo prendere nulla. Cioè, io non posso neanche prendere la R. No, non puoi, te non hai la R, vabbè. Va, va, io salgo sopra io. Cerca di salirci anche te, sopra. Nice. Jump, eh. Ce l'hai sopra, eh. Non ti vale di nulla, ce l'abbiamo... Guarda, proprio lì. Madonna, se avevo quel Barrett leggendario. Che figa, spacchiamo tutto, si fa kit a kit. No, non pushare, sei scema. Io non posso. Non abbiamo armi. 118! Stampa 118! Stampa 118! No, ce l'abbiamo sopra! Ce l'abbiamo sopra! Ma mi ha fatto... Che riti? Okay. Questa parte qui la metto. No, in bianco e nero, che a me fa morire, no? Tutte mi fanno ridere, a me piacciono le parti in bianco e nero perché sono... Ragazzi, ma... Vabbè, lascia fa. Ragazzi, questo video finisce qua, la challenge è veramente molto molto difficile, anche perché le armi sono quelle lì, avete visto, vi danno solamente pompa, tre colpi e mitraglietta se sei fortunato. Mi raccomando, passate dal profilo TikTok di Linda e andatela a seguire. Se vuoi salutare qualcuno, saluto adesso. Volevo salutare Matteo e Samuele. Beh, saluto Matteo e Samuele, saluto anch'io. Mi raccomando raga, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ci becchiamo al prossimo video. Bella. Do 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 do.